Oh, manca poco, eh. Ora si avvia con tutte queste scene, ragazzi, di Natale. Oh, c'è gente, c'è anche 20, 30 parenti a desinare a Natale, 30, 40 parenti tutti in casa per mangiare su un casino. Sempre soliti discorsi gli arrivano. Boh, siamo in ritardo, ma anche un gelato d'orologio, lo vedi a te se tu sei in ritardo, no? E che ha fatto di buono a mangiare? Che avete fatto? Che si è fatto? Crostini neri, come sempre, i brodo di cappone, quel cappone, tortellini, che si deve fatto per Natale? Scusate, che domande fu fare? Poi gli arriva sempre la zia, quella tirchia. Quella che non spenderebbe neanche, ma deve fare qualcosa perché gli ha invitato a cena, allora un pensierino te lo deve fare e gli è andata e già mai a comprarti i kit con lo shampoo della Profumi d'Oriente. Guarda, ce ne avrò tutti i Natali dall'81 fino a oggi, ce l'ho tutti i gusti. Io so. Profumo d'Oriente all'Ambra, quel che poi non si scappa, c'è cioè quello Africa, Ambra e Sandalo egizio, egiziano, quello con gli egiziani dentro e via. Classico regalino. Appena c'è un bambino, mamma, com'è cresciuto il figliolo? Ma bambini, come sono cresciuti? Oh, mamma, come sono cresciuti? La zia, quella che fuma 40 pacchetti al giorno, che gli hanno fatto i buoni, guarda, così, come sono cresciuti? Certo, sono cresciuti, per forza, che devono rimanere nani, piccini, crescano sì, un altro anno sono ancora più alti, voglio dire, bisogna aver studiato per capire che i bambini crescano, che non importa fare la recitata, sono cresciuti, eh? Ma da là, eh? Ma poi la classica domanda, ma va a scuola? No, lo mando con gli zingari nel campo, lo certo va a scuola. Per fare un bambino va a scuola, che dove deve andare? Con pompieri? Ma che domande buffate? Sempre, poi gli arriva parenti che gli di sud. Ma allora, quando lo fa un figliolo? Ma che ti sposi? Quando ti hai quattro figlioli, quanti figlioli fai? Poi gli arriva sempre, c'è lo zio, quello lì, no, quello lei, quello magari il ragazzo di lei, della tua cugina, è un po' palestrato, quello che si sente, che Cristo in terra, no? Ah, no, io... Guarda, io mangio crostini, sono a posto, che domani devo andare in palestra, posto così. Ma che cazzo rompi i coglioni? Mangia, mangia! E 3 giorni ho preso 5 kg di cinghiale e se no lo butto via. Qua la dieta. Vabbè, vorrei dire che la dieta la mando a settembre. Ah, è tutta a ridere, battute su battute. Poi, oh, quando c'è parente a cena, la polemica. Non c'è cena senza polemica, non c'è pranzo senza polemica, ci scappa la battutina ai parenti che te tu aspetti tutto l'anno perché tu stai qua a Natale, ci si vede e ci si becca. E allora lì davanti a tutti te la ritiro. E allora, ma quella macchina l'ha presa di finanziamento poi? Oh, non sì, oh. E allora tutte queste cose, mangiano, 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 via. Poi si comincia con dopo gli antipasti, il prosecco, classica bottiglia, c'ho un prosecco di là. Che poi quando si arriva a fare queste feste, ma il prosecco, la porca miseria, non ho preso il prosecco, me ne ero scordato. Ma mi sa che è di là, va a vedere se è di là, nella stanza, c'è sempre una stanza di là, dove c'è un prosecco e non si sa che ci fa, che è 30 anni lì. La bottiglia di prosecco nel ripostiglio, nel sottoscala. Ma che sarà andata male? Allora vai, s'apre la cesta, gli ha portato la zia, il zio gli ha portato, il parente della tua mamma gli ha portato la cesta, guardiamo che c'è dentro, che ci sarà? Cosa vuoi che ci sarà dentro la cesta? Un salamino, un panettone, un pezzettino di formaggio, quei barattolini sott'olio, che un salame, piccinini, che con un boccone sono belle finite, non li mangia nessuno perché sono gli avanzi dei supermercati. La pasta, quella tutta strana, la pasta fatta a mano che non ti ci viene né un piatto e mezzo, né mezza porzione, ma per tre un basta. Pasta che andrà direttamente dentro il cassonetto dei sudici perché nessuno la mangerà mai, quelle paste strane, tutti gli avanzi del supermercato, li metta nelle ceste e poi arriva, ha fatto la cesta, apri, va, si guardi che c'è. Come si guardi che c'è? Che vuoi che ci sia? Ma l'albero l'avete fatto? Dove l'avete fatto? Non l'avete fatto l'albero? Sì, si è fatto un salotto l'albero perché se no non ci si entrava, siamo 40 tutti insieme. Ma il presepe? No, il presepe non l'ho fatto perché il gatto ci va a pisciare dentro, mi ci caga e quindi non lo posso fare. Ma guarda un pochino. Bucaioli, auguri una sega.